non comprendiamo queste ulteriori misure. Sono penalizzanti, sono ingiustificate. I teatri, i cinema hanno dimostrato di essere luoghi sicuri. Sono applicati dei protocolli, si fa tanta attenzione, sono luoghi controllati. E quindi è una penalizzazione perché comunque nelle difficoltà che ci sono oggi a cercare di ripartire, già ripartire era una parola grossa, questa rischia di essere quasi un colpo di grazia. Il timore nostro grande è che alla fine di questa emergenza, che nessuno sa quanto durerà, ma di certo non un mese, noi non abbiamo più nulla, cioè c'è un rischio desertificazione nel settore. Allora, già noi chiedevamo un pochino un allargamento di quelle che erano le regole, perché secondo noi c'era lo spazio, mantenendo le condizioni di sicurezza. Si va in senso completamente opposto. Noi quell'allargamento delle regole lo chiedevamo per dare una sostenibilità alle attività, soprattutto come organizzazioni sindacali, per un discorso occupazionale, cioè stanno lavorando tutti gli operatori del settore dello spettacolo quando lavorano in modo molto ridotto. Quindi già così c'erano grosse difficoltà e noi spingevamo per in qualche modo aumentare le possibilità o comunque avvicinarci a un utilizzo meno limitato, comunque, cioè andare in una direzione diversa. Quello che è successo domenica crea grandissima preoccupazione. Noi adesso l'abbiamo chiesto, proveremo nelle sedi, nei modi, insomma, che avremo a disposizione di cambiare rotta. I presidi, allora, noi avevamo organizzato l'iniziativa per quello che dicevo prima, per ampliare le regole. Adesso, come dire, doppiamente urgente. La logica che ci spingeva era sosteniamo la produzione, cioè sosteniamo il lavoro. Poi, ovviamente, per le difficoltà che ci sono, un sostegno diretto ai lavoratori era necessario per dare una copertura, per non escludere nessuno, come tanti hanno detto. Ora, cioè, tenere insieme le cose. C'è un rischio di sopravvivenza, cioè non so come altro in qualche modo far arrivare l'allarme. Qui l'allarme non è solo oggi, che già quello è un problema, perché uno deve banalmente il lavoratore sbarcare il lunario. Il problema è che c'è il rischio che anche domani non abbiamo più niente.